Buongiorno al segno dei pesci. Buongiorno, ho un oroscopo nuovo, innovativo, ma soltanto per questa volta, per la settimana che va dal 10 al 16 di maggio 2021. Pesci che hanno dalla loro Nettuno, quindi molto molto emotivi questi pesci, ma che si trovano anche a fare i conti con un Marte in Cancro, quindi con una grande vena polemica, eh? Grande vena polemica. Ricordiamoci che ancora Giove stazione in acquario, ma che fra poco passerà in pesci, quindi una bella sterzata. Quello che è interessante è che ancora il Sole, Urano, sono dalla parte dei pesci perché hanno un'influenza positiva verso i pesci, nei confronti dei pesci, e anche questa luna nuova in toro di martedì, mentre invece il passaggio di Mercurio e Venere in gemelli non avvantaggia per niente i pesci, anzi, sono qua, è quadrata, è una quadratura questa, quindi diciamo che tutti i rapporti sentimentali, ma anche la comunicazione diventerà un po' pesante, eh? Pesante, pesante da gestire, pesante da vivere. Adesso andiamo a fare un oroscopo diverso. Metterò una carta che ci dà l'indicazione dell'energia della settimana e poi metterò una carta per giorno. Se vi dovesse piacere questo tipo di oroscopo, fatemela sapere, magari implementandolo chiaramente. Se no, come vi ho detto, settimana prossima torneremo al classico, quindi i tre segni per tipologia. Niente paura che si ritorna com'era. Oggi avevo detto che forse non li avrei fatti, ve li ho fatti, vi ho fatto l'oroscopo perché me l'avete richiesto in tanti su WhatsApp, ve l'ho fatto, ma come vedete lo sto facendo in una maniera anche anomala. D'altronde le novità sono sempre belle. Non si sa mai che la novità qualcosa di buono ne venga fuori, no? Allora, vediamo qual è l'energia per i pesci di questa settimana. Un arcano maggiore per i pesci, un bell'arcano maggiore di quello tosto. La punizione, eh? La punizione, questa è la carta della punizione, ma ricordiamoci che questa è anche la carta della legge eterna che è al di sopra di quella umana. Qua c'è un karma, un nuovo equilibrio karmico, l'equilibrio karmico, l'armonizzazione, il perfezionismo. I pesci questa settimana avranno a che fare con un riequilibrio karmico delle loro energie, delle loro situazioni, vedremo. Con questa carta qua mi sembra proprio che invece entreranno nel loro potere, molto nel loro potere, ma andiamo a vedere. Molto molto calma questa settimana per i pesci, molto. C'è proprio un bilanciamento, un riequilibrio di energie interne ed esterne, ma dovute a qualcosa di karmico. Potrebbe essere anche, quando parliamo di karmico, potrebbe essere anche che si riequilibra una situazione del passato, ma passato intendiamo altre vite, eh? Non possiamo, parliamo solo di questo passato, per chi ci crede chiaramente. Comunque, una grande voglia di armonia o armonia, andiamo a vedere. manco a dirlo, sì, proprio. Ma che è? Ora vi faccio vedere, rimanete stupiti? Vi avevo detto arcano maggiore numero 11, arcano maggiore numero 8. Guardate le prime due carte, arcano maggiore numero 11, arcano maggiore numero 8. Quindi sono questa è l'energia dei pesci questa settimana. Un gran riequilibrio. Si deve tornare in equilibrio, si tornerà in equilibrio. Si tornerà nel proprio potere. Questa settimana c'è proprio il riprendere il proprio potere. Lunedì e martedì saranno due giornate molto molto toste, molto molto forti, da un punto di vista proprio di ritrovare energia ed armonia dentro di sé, di ritrovare, tra virgolette, salute, ma una salute mentale, salute psicologica, salute fisica, una grande forza. Una grande forza, un grande potere. Mercoledì facciamo i conti con una situazione per qualcuno familiare,
per qualcuno, un po' più pratica. Entriamo, siamo in un'energia molto più tranquilla, pacata. Ci godiamo quello che abbiamo, ecco. Il mercoledì ci godiamo quello che abbiamo. Il giovedì invece siamo molto concentrati su quello che è un rapporto di coppia, ma una coppia in cui c'è tanta, tanta, tanto senso di appartenenza. Non vi vedo assieme a questa persona, non per forza, però c'è tanto, tanto senso di appartenenza. Giovedì, venerdì e sabato, 3 giornate molto particolari, perché ci si sente in qualche modo derubati. O siamo noi che sentiamo che nei confronti degli altri non siamo chiari, chiari per niente. Invece sabato, grande chiarezza, grande positività. I pesci sabato acquistano una grandissima chiarezza, ma questa chiarezza li porterà domenica a tagliare tutta una serie di rapporti. Di rapporti, di cose, di situazioni, a volte anche di emozioni dentro di noi che a un certo punto si, non vi dico degradano, ma in ogni caso defluiscono. Uso il termine defluire perché le emozioni hanno l'acqua, no? Sono prese dall'acqua, l'acqua defluisce, ma defluisce in una maniera che va a finire, ok? Quindi siamo attenti, potrebbe anche essere qualcosa che si rinnova, quindi si taglia per trasformare, che si trasforma. Però devo dire che una settimana abbastanza tosta. Al centro della settimana però abbiamo questo rapporto di coppia, ma questo rapporto di coppia, questo sentirsi far parte l'uno dell'altro, questa grandissima connessione con qualcuno o qualcosa. Perché potrebbe essere anche una situazione, quella in cui ci sentiamo traditi, anche una situazione lavorativa in cui ci sentiamo traditi o in cui sentiamo di essere, di doverci allontanare, anche furtivamente. Io penso che questa settimana, all'inizio settimana ci sentiamo molto molto in equilibrio, poi addirittura questo forte senso di equilibrio farà entrare in potenza, non in potenza, nel proprio potere. I pesci. Mercoledì c'è un po' più di tra virgolette rilassamento, mentre le regioni sono molto carichi, molto spinti energeticamente molto spinti. Mercoledì c'è un po' più di adagiarsi. Il giovedì c'è questo senso di questa fortissima emotività, questa fortissima connessione che proprio sembra esploderci dentro, mentre venerdì sentiamo di doverci allontanare da qualcuno o da qualcosa. Sabato e domenica, 2 giorni di grandissima trasformazione. Da una parte si ha chiarezza e contezza di qualcosa, dall'altra parte si vuole tagliare con questo qualcosa. O si vuole tagliare qualcos'altro. Qui c'è proprio una grande trasformazione anche interna, anche interna. Molto, molto inseguire le proprie passioni, eh? Inseguire le proprie passioni e quindi dover modificarci. Questa trasformazione la vedo più una trasformazione interna dei pesci. Hanno chiarezza che devono modificare la loro forma, il loro modus pensandi, la loro forma pensiero, oltre che il loro modus agendi, secondo me, il loro modo di agire, ma nei confronti dell'emotività, nei confronti di un rapporto. C'è proprio la consapevolezza, sabato e domenica, di dover trasformarlo questo rapporto, di dover trasformare questo rapporto, di dover trasformare se stessi nei confronti di questo rapporto. Forse anche per chiuderlo e cambiare di stato. Trasformarlo proprio. Ok. La settimana dei pesci in maniera così molto rapida e sbrigativa, andrò a prendere una carta di queste, andrò a leggere quello che c'è scritto. Non c'entra niente con l'oroscopo, però vediamo qual è il messaggio che mi arriva. E vabbè, questo è molto chiaro subito. Non solo è chiaro, ma è molto relativo. Bisogna chiamare il potere della notte per trasformarci, per trasformare e per arrivare, per fare in modo che i desideri del mio cuore arrivino all'universo e che ci portino quello che la nostra anima desidera.
Non c'è nessuna carta che vedo più confacente a quello che non sia questa. Ok? Quindi sì, bisogna affrontare la notte che abbiamo dentro per arrivare al sole, alla chiarezza, eh? Alla chiarezza. È comunque una grande, una settimana abbastanza tosta per i pesci da un punto di vista di equilibrio karmico, di equilibrio dei sentimenti, di equilibrio nelle situazioni anche lavorative. Una settimana abbastanza tosta, però molto bella, molto bella. Ok, questi erano i pesci per questa settimana. Settimana prossima ritorniamo come eravamo prima, però adesso qualcosa di nuovo, un approccio abbastanza insolito, però speriamo che vi piaccia. Per il resto, buona domenica, bye bye.